in Vaticano soffriamo ancora tanto per la scomparsa, avvenuta più di 40 anni fa, di una nostra cittadina, Emanuela Orlandi, che all'epoca aveva 15 anni. Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare per la mamma. C'è un'inchiesta in Vaticano, così che si possa fare luce su questa storia ed emerga la verità. Parlando di Emanuela, però, voglio che tutte quelle famiglie che piangono la scomparsa di un proprio caro sentano la mia vicinanza. Sono accanto a loro. Queste parole appartengono a Papa Francesco e sono tratte dalla sua autobiografia intitolata Life, la mia storia nella storia, coscritta con il giornalista vaticanista Fabio Marchese Ragona. Il libro è stato pubblicato di recente. In uno dei capitoli dell'autobiografia, il pontefice affronta il tema della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui non si hanno più notizie dal 22 giugno 1983. Sono trascorsi quasi 41 anni, ma il mistero che avvolge questa vicenda rimane ancora molto discusso oggi. La famiglia di Emanuela non ha mai rinunciato alla ricerca della verità sul destino della ragazza, qualunque esso sia. Intorno alla sua scomparsa si sono fatte molte ipotesi, coinvolgendo la malavita romana, il terrorismo internazionale e persino i servizi segreti. Si sono anche sollevati sospetti sugli ambienti vaticani. Nonostante i dubbi, una cosa è certa: qualcuno ha avuto interesse a mantenere il silenzio sui colpevoli fino ad oggi. Parlando di Papa Francesco, pochi giorni dopo la sua elezione nel marzo del 2013, Pietro Orlandi, fratello maggiore di Emanuela, si recò a trovarlo proprio per discutere della scomparsa della sorella. In quell'occasione il pontefice gli sussurrò una frase che suscitò molte discussioni negli anni successivi. «Emanuela è in cielo». Parole agghiaccianti. Non aggiunse altro, lasciando spazio a dubbi e sospetti. Ancora oggi Pietro continua a fare appelli a Bergoglio affinché lo riceva nuovamente. Tante volte ho chiesto di poterlo incontrare ancora, ma nulla. Se ne avessi l'opportunità, gli chiederei il significato di quella frase. Grazie all'intervento di Papa Francesco, il Vaticano ha avviato per la prima volta un'indagine sulla scomparsa di Emanuela, confermando così la volontà di fare chiarezza su questo caso. Nel frattempo, la Commissione parlamentare d'inchiesta ha avviato i lavori per fare luce sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute entrambe nel 1983. Mirella, coetanea di Emanuela, scomparve un mese prima di lei. La Commissione è presieduta dal senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, e comprende membri provenienti da diverse forze politiche. Recentemente è stato pubblicato un altro libro sulla vicenda di Emanuela, scritto da Anna Cherubini, la sorella del famoso cantautore Jovanotti. Ci siamo incontrate da bambine con la nostra voglia di giocare e di chiacchierare. Se non fosse scomparsa saremmo diventate amiche. Ora non c'è giorno in cui non mi chiedo dove sia. La sua assenza ha accompagnato la mia crescita. Ho sentito il bisogno di scrivere di lei. Anche Anna, proprio come Emanuela, ha trascorso parte della sua vita in Vaticano, dato che entrambi i loro padri lavoravano lì. Quando l'amica scomparve misteriosamente, Anna prese il suo posto alla scuola di musica, ma non si è mai sentita a suo agio in quel contesto. Alle lezioni di musica c'erano anche suore e sacerdoti. Un prete mi dava inquietudine. Percepivo di trovarmi in una situazione fastidiosa. Ero una ragazzina poco esperta di questioni sessuali. Nella nostra famiglia la parola sesso era vietata. Mio padre diceva di conoscere fatti gravi, ma non ha mai spiegato quali. Papà era un po' fantasioso, amava far passare l'idea di conoscere molti segreti del Vaticano. Nella serie Netflix, Vatican Girl, un'altra giovane donna ha condiviso un episodio raccontatole da Emanuela poco prima della sua scomparsa. Sembrerebbe che Emanuela le abbia confidato di aver ricevuto attenzioni sessuali da un alto prelato. Questo dettaglio potrebbe essere il punto di partenza per una nuova fase investigativa.